Non potevano mancare anche a Cosenza le celebrazioni per ricordare l'anniversario della liberazione d'Italia. Nella centralissima piazza della Vittoria, istituzioni civili, militari e religiose hanno dato vita a una celebrazione che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini ed anche di alcune scuole. Al di là del consueto rituale, una festa che lancia un messaggio di pace in un momento in cui l'Europa e non solo è interessata da numerosi conflitti. Diciamo che con la nostra liberazione, il 78° anniversario della liberazione dell'Italia, è anche un monito per tutti gli altri stati a combattere per questi ideali di libertà e di indipendenza, che sono anche quelli che ci devono consentire di ricordare e di commemorare tutti coloro che hanno combattuto per dare a noi questa libertà e questa democrazia. La celebrazione ed il ricordo hanno avuto la meglio, poco spazio per le polemiche che in tutta Italia hanno investito e animato il dibattito politico. Noi non dobbiamo pensare a queste polemiche di tipo politico, dobbiamo pensare a quelli che hanno veramente combattuto per la nostra indipendenza e dobbiamo far sì che questo sia un monito per le future generazioni a capire che quello che è importante è che questi valori non sono scontati, ma bisogna sempre monitorare e seguire per poterli difendere.